buongiorno. Io guardo la strada, mani sul volante, velocità 90 all'ora. Buongiorno, dicevo ragazzi, siamo sulla A13 Padova-Bologna e siamo appena partiti per una grande vacanza. Un viaggio che speriamo sarà bellissimo, almeno nelle aspettative, e andiamo in Sicilia. Andiamo in Sicilia con il traghetto da Livorno, della Grimaldi. Quindi abbiamo l'imbarco questa sera alle 18 e arriveremo domani alle 12, alle 14. Ecco, siamo a Monsenice qui. Ecco la collinetta di Monsenice, a vedere. Una serata merita veramente, si sta freschi e si mangia molto bene, pieno di localini, ristorantini tipici della zona dei Colli. E poi andate a Voa a bere il Cervino fino a Bianco. Bene ragazzi, continuiamo il nostro viaggio, ci vediamo più tardi, ciao! Siamo bloccati all'interno della lunga galleria prima di arrivare a Sasso Marconi. C'è un, penso per incidente c'era scritto, ed è tutto bloccato, camion, macchine. Noi abbiamo acceso l'aria condizionata, messo il ricircolo e si respira, altrimenti l'aria fuori è pazzesca, smog veramente ai livelli enormi. E non so quanto il ricircolo possa tenere, speriamo che si sblocchi presto perché altrimenti non ce la facciamo. Cerchiamo di far passare l'ambulanza. I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away, edging to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day being stuck here in this place. Ecco, si è arrivati al porto di Livorno, dove la nave della Grimaldi Lines sta ancora sbarcando gli arrivi da Palermo. In pratica riprendiamo proprio da dove eravamo rimasti a settembre del 2020, quando io e Anna Maria, da soli, ci siamo goduti più di 20 giorni nella stupenda Sicilia. Questa volta invece siamo al seguito di nostra figlia, con mio genero e il piccolo Davide, che viaggiano nel loro praticissimo van. E però abbiamo solamente 2 settimane, durante le quali faremo 7 o 8 tappe. Ci imbarchiamo sulla Zeus Palace, che appare decisamente meno moderna rispetto alla nave che ci aveva trasportati al ritorno nel viaggio del 2020. Ci fanno parcheggiare fitti fitti, che praticamente non si riesce a scendere dal camper, figuriamoci poi raggiungere le scale di accesso ai ponti con zaini e borse. Direi molto scomodo e forse anche pericoloso per le persone e per i veicoli, a rischio di graffi e marcature. In ogni caso, l'assistenza al parcheggio da parte del personale ci è parsa insufficiente. Driving narrow streets in a rusty car, leading to the sea, think we're getting close. We should take a pic, baby, strike a pose.
Andiamo sul ponte esterno a goderci una fresca birra Corona con la scorza di limone a mo' di aperitivo. Prima però abbiamo ritirato la chiave della cabina che avevamo prenotato, una esterna perché quelle interne erano al completo, che però ci è costata una follia, ben 280 euro. Ma almeno ci siamo stati tutti e cinque su quattro letti a castello. Bisogna dire che viaggiare per mare ha il suo fascino e si fanno tante esperienze, però qui il fascino è offuscato dalla scarsa pulizia generale che abbiamo trovato su questa nave. La nostra cabina aveva i gatti sotto ai letti, noi chiamiamo gatti i batuffoli di polvere che si formano col tempo quando non si passa l'aspirapolvere, però bisogna dire che almeno le lenzuola erano pulite. Purtroppo invece i bagni dislocati nei diversi ponti erano costantemente sporchi. Lo abbiamo segnalato alla reception, ma non è successo nulla. Alla fine abbiamo compilato un questionario decisamente negativo. Avevamo prenotato anche la cena al self-service, le porzioni sono abbondanti, ma la qualità delle pietanze è poco più che sufficiente. Per fare un po' di conti, vi diciamo che noi due con il nostro camper lungo 7,59 m, andata e ritorno con 4 buoni pasto e 4 colazioni, abbiamo pagato ben 856 euro. E per fortuna che abbiamo avuto lo sconto di circa 50 euro grazie alla tessera dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, di cui sono socio da anni. Da notare comunque che la nave è partita in orario ed è arrivata a Palermo senza nessun ritardo, dopo ben 20 ore di navigazione. Prima di sbarcare abbiamo chiamato il parking Green Car in centro a Palermo, che fa servizio di sosta camper attrezzata. Si tratta di un ampio parcheggio su asfalto, circondato da alti palazzi, senza ombra, ma da qui il centro città si raggiunge in 15 minuti a piedi. E sono disponibili bagni con doccia, carico e scarico delle acque e allaccio della corrente. Inoltre l'area è costantemente presidiata dal personale, che abbiamo trovato sempre gentile e disponibile. La sosta per 24 ore costa 25 euro con tutti i servizi compresi. Noi a Palermo ci siamo stati altre volte, l'ultima 3 anni fa, e l'abbiamo visitata abbastanza bene, compresa la cattedrale di Monreale. Vedete il video che avevo pubblicato in quell'occasione. Adesso ci torniamo per farla conoscere un po' anche a nostra figlia, al genero e al piccolo Davide, ma anche perché è sempre piacevolissimo immergersi nelle sue delizie. Palermo però è difficile da afferrare, soprattutto se si ha poco tempo a disposizione, perché Palermo è piena di tutto, anche di contraddizioni e di cose che non ti aspetteresti. Possiamo riassumere tutto questo con le parole dello scrittore Giuseppe Fava. Palermo è la storia della Sicilia. Tutte le viltà e tutti gli eroismi, le disperazioni, i furori, le sconfitte, le ribellioni. Palermo è la Spagna, i Mori, gli Svevi, gli Arabi, i Normanni, gli Angioini. Non c'è altro luogo che sia Sicilia come Palermo. Eccoci arrivati a Palermo, al parking Green Car, in centro a Palermo, molto comodo.
però siamo sull'asfalto e senza ombra. Come ti sembra di andare qui? Sì, sta ancora bene perché sì, c'è il sole, però è ventilato, sta ancora bene, insomma, si respira. Non c'è un'aria caldissima? No, no, sta proprio bene. Bene, ottimo, dai. E la traversata com'è stata con la Grimaldi? Anche se è stata proprio pessima. Non benissimo, no, vero? Non ha dato soddisfazione. No. Migliorabile, molto migliorabile. No, sì, ma ci sono delle navi migliori secondo me. Anche della, della Grimaldi. Va bene, andiamo a fare una passeggiata in centro adesso. Sei già pronta tu? Guarda che bene che sei vestita. Sì, da... sei già vestita da sera, brava però. Okay. Qui si va a piedi in centro. Certo, non è tanto lontano, si entra qua. Una passeggiata. Sì, una bella passeggiata. Ci sono i negozi per fare la spesa? Ho visto che c'è un fruttivendolo, vado a fare un po' di verdura adesso. Sì, perché il frigo spento in nave, quindi non abbiamo niente. Non mettere niente perché il frigo era spento, per cui adesso faccio il rifornimento al frigo, poverino. Con una breve camminata arriviamo alla Porta Nuova, voluta nel 1583 dal viceré Marcantonio Colonna per celebrare la vittoria sulle armate turche e commemorare i trionfi del sovrano. Superata la porta, proprio sotto al Palazzo dei Normanni, restiamo colpiti dallo sureggiante giardino esotico di Villa Bonanno. Qui veniamo ingaggiati dalla simpatica ragazza del trenino che, praticandoci un prezzo scontato, ci convince a salire per fare un giro della città, restando comodamente seduti. Le promesse sono state mantenute, tranne per quel comodamente, perché gli scossoni dovuti alle infinite buche sulle strade non mi hanno permesso neppure di fare delle riprese degne di essere pubblicate. Tra le tante cose, durante il giro abbiamo visto il Teatro Massimo, che è il più grande edificio teatrale lirico d'Italia, la Chiesa di San Domenico, che è il secondo edificio religioso più importante di Palermo dopo la Cattedrale, qui è sepolto anche Giovanni Falcone, tra i molti altri personaggi illustri, la famosa Fontana Pretoria e tanto altro fino al coloratissimo Mercato di Ballarò. Scesi dal trenino facciamo scoprire a Davide una cosa che apprezzerà tantissimo e che chiederà spesso durante questa vacanza in Sicilia, una mitica arancina al ragù con piselli. Ci incamminiamo quindi per via Vittorio Emanuele fino alla splendida cattedrale. L'edificio ha origini molto antiche, infatti è menzionato per la prima volta in una bolla pontificia di Papa Leone Magno dell'anno 444. Arriviamo quindi ai Quattro Canti, o Piazza Villena, chiamata anche Teatro del Sole, perché durante le ore del giorno almeno una delle quattro facciate è illuminata dal sole. Qui siamo nel centro esatto di Palermo. Ed eccoci nella suggestiva Piazza Pretoria, dominata dalla grande fontana che fu realizzata nel 1554 da Francesco Camilliani a Firenze. Collocata in un primo tempo nel giardino di un palazzo di Firenze, nel 1581 venne venduta al Senato palermitano e trasferita in Piazza Pretoria a Palermo. È popolarmente nota come Fontana della Vergogna a causa, più che delle nudità delle statue, delle somme spropositate pagate per acquistarla, cifre ritenute vergognose dai palermitani. Il lato sud della piazza è chiuso dal Palazzo Pretorio. Sul portale che dà sulla piazza campeggia una grande aquila che è il simbolo della città di Palermo. Subito dietro al Palazzo Pretorio ammiriamo le suggestive architetture a sinistra della chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta la Martorana, dove si officia secondo il rito bizantino,
e sulla destra della chiesa di San Cataldo con le tre cupole rosse risalenti al XII secolo. Ma ormai è l'ora di cena e abbiamo valutato tutti assieme che una capatina al vicino mercato della Mucciria è la scelta migliore. Questo è il regno degli street food più folcloristici di Palermo. Abbiamo scelto il Tentacolo, un locale dove espongono il pesce fresco ed è il cliente a scegliere il pesce e la quantità, che viene presa a brancate dal personale. Ci siamo accomodati ad un tavolinetto in piazza ed in pochi minuti siamo stati invasi da frittura, polpo arrosto, involtini, sarde a beccafico e altro ancora. Abbiamo speso in 4 persone appena 65,50 euro, compresa una bottiglia di buon vino bianco. Per finire, appena tornati sul viale, ci siamo gustati un ottimo cannolo. Il mattino seguente usciamo io, Anna Maria e mio genero, senza Davide che è rimasto in camper con la mamma, per andare a vedere con una passeggiata di pochi minuti dal Park Green Car le famose ed impressionanti catacombe dei Cappuccini. Nel 1597 i frati decisero di creare un cimitero sotterraneo, scavando un ambiente dietro l'altare maggiore della chiesa di Santa Maria della Pace. Al momento di traslare le salme, si accorsero che 45 corpi erano rimasti praticamente intatti, mummificati naturalmente. I frati decisero quindi di non seppellirli, ma di esporli in piedi dentro alle nicchie ricavate nel corridoio appena scavato. Col passare degli anni, l'interesse nei confronti di queste mummie divenne sempre più grande, così i Cappuccini decisero di concedere la sepoltura anche a tutti coloro che fossero in grado di permettersi i costi dell'imbalsamazione. Oggi il biglietto d'ingresso costa 5 euro ed è severamente vietato fare riprese fotografiche o video. Però, per permettervi di rendervi conto di cosa ci si aspetta in questo luogo, vi riporto alcune foto che ho scaricato dai due siti indicati nelle immagini. Si tratta davvero di uno spettacolo raccapricciante, non adatto a tutti, tantomeno ai bambini. Rientriamo ai camper e subito riprendiamo la passeggiata tutti assieme per goderci l'atmosfera festiva del centro. Ammiriamo con calma le suggestive architetture del Palazzo dei Normanni, che è attualmente la sede dell'Assemblea regionale siciliana. Il palazzo è la più antica residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani del Regno di Sicilia, sede imperiale con Federico II e Corrado IV. Al primo piano del palazzo sorge la meravigliosa Cappella Palatina. Il biglietto di ingresso costa 15,50 euro più 1 euro per i diritti di prevendita. Dopo un assaggio di musica folcloristica non ci resta che assaggiare anche il famoso panino con le panelle, fritture di farina di ceci con le crocchette di patate. Buonissimo, da provare assolutamente! Ci incamminiamo così verso il camper, osservando anche gli scorci meno turistici della città. Adesso è ora di ripartire. Facciamo un grande balzo fino a Giardini Naxos, nella Sicilia orientale. Ci ritroviamo lì nella prossima puntata, seguiteci!